Radio Sacratissimi Cuori. La formazione per gli anacoreti ed eremiti, madri e padri del deserto. Verso i fratelli del Monte di Dio, che portano nelle tenebre occidentali, nel freddo della Gallia, la luce dell'Oriente e quell'antico fervore religioso dei monasteri egiziani, cioè il modello della vita solitaria e la forma originaria del genere di vita celeste. Corri e rifugiati, anima mia, nella gioia dello Spirito Santo e nel riso del cuore, con l'appoggio della pietà e l'assoluta dedizione di una volontà devota. E perché non si dovrebbe far festa e rallegrarsi nel Signore dal momento che la più bella parte della religione cristiana, che sembrava tanto vicina ai cieli da toccarli, era morta ed è tornata in vita. Era perduta ed è stata ritrovata. Sentivamo con le nostre orecchie e non credevamo. Leggevamo nei libri dell'antica gloria della vita solitaria e della grande grazia di Dio in essa riposta, e ci meravigliavamo quando all'improvviso l'abbiamo trovata nelle radure del bosco, sul monte di Dio, sul monte fertile, dove già per essa sono fertili le bellezze del deserto e le colline si cingono di esultanza. Là infatti ormai, per opera vostra, essa si offre a tutti e si mostra in voi, e finora ignota si fa conoscere e ce la propone con pochi uomini semplici. Colui che con pochi uomini semplici è sottomesso a sé tutto il mondo, nell'ammirazione di tutto il mondo. Sebbene infatti ben grandi e divini siano stati i miracoli che il Signore ha compiuto in terra, questo da solo tuttavia ha brillato sopra tutti gli altri e ha illuminato tutto il resto, che, come ho detto, con pochi uomini semplici ha sottomesso a sé tutto il mondo e tutta l'altezza della sapienza del mondo. E questo miracolo ora ha cominciato a operarlo con voi. Sì, sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo e le hai rivelate ai piccoli. Non temere dunque, piccolo gregge, dice il Signore, ma abbiate completa fiducia, perché a Dio Padre è piaciuto di darvi il suo regno. Considerate infatti la vostra chiamata fratelli. Dov'è il sapiente fra voi? Dov'è il dotto? Dove il sottile ragionatore di tutto questo mondo? Anche se ci sono alcuni sapienti fra voi, è tuttavia per mezzo dei semplici che ha riunito i sapienti colui che un tempo ha sottomesso a sé i re e i filosofi di questo mondo, per mezzo di alcuni pescatori. Lasciate che i sapienti del mondo, gonfi dello spirito di questo mondo, che aspirano alle altezze e lambischino la polvere, discendano all'inferno con la loro sapienza. Voi invece, mentre si scava la fossa all'empio, come avete cominciato a fare, fatti storti a causa di Dio, per la stoltezza di Dio che è più sapiente di tutti gli uomini, seguendo il Cristo, fate vostra l'umile disciplina che vi consentirà di salire al cielo. La vostra semplicità stimola già in molti lo spirito di emulazione. La vostra austerità e la vostra rigorosa povertà,
già confonde la cupidigia di molti, e in più ancora la vostra vita ritirata suscita orrore per tutto ciò che può sembrare chiassoso. Se c'è dunque qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di misericordia, rendete piena la gioia, non solo mia, ma di tutti quelli che amano il nome del Signore, affinché nella varietà della veste della regina che sta alla destra del suo sposo, dorata dell'oro della sapienza di Dio, per mezzo del vostro instancabile zelo, si prepari questo ornamento di santa novità per la gloria di Dio, per la vostra splendida corona e per la gioia di tutti i giusti. Quando quelli che si trovavano con lui sul santo monte videro la gloria della sua trasfigurazione, immediatamente Pietro, in quel momento fuori di sé senza sapere che cosa diceva, poiché vista la maestà del Signore, sembrò voler rinchiudere il bene di tutti nel suo bene particolare. Ma al tempo stesso perfettamente presente a se stesso e consapevole di quel che diceva, poiché gustata la sua dolcezza, giudicò cosa ottima per lui stare sempre in quel luogo. Pietro dunque espresse il desiderio di questa vita in compagnia del Signore e degli abitanti del cielo che aveva visto con lui, dicendo: Signore, è bello per noi restare qui. Facciamo qui 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. E se il Signore gli avesse dato ascolto, senza dubbio poi ne avrebbe fatte altre 3, una per sé, una per Giacomo e una per Giovanni. Dopo la passione del Signore, quando ancora bruciava nel cuore dei fedeli il ricordo vivo e vicino dello spargimento del suo sangue, i deserti si riempirono di uomini che professavano questa vita solitaria, ricercando la povertà di spirito e facendo a gara nel rendere fecondo il loro tempo nella pratica degli esercizi spirituali e nella contemplazione di Dio. Fra questi leggiamo che ci furono Paolo, Macario, Antonio, Arsenio, nella repubblica di questo santo modo di vita, nomi egregi, nobili, nella città di Dio, insigniti delle insegne trionfali per la vittoria sul secolo, sul principe di questo mondo e sul proprio corpo e per la cura della loro anima e il culto del Signore, loro Dio. Tacciano dunque coloro che giudicano della luce stando nelle tenebre e vi accusano di novità per eccesso di cattiva volontà, sono loro piuttosto da accusare di vetustà e di vanità. Ma voi siete destinati ad avere sempre incensatori e detrattori, come anche il Signore. Lasciate perdere gli incensatori. Ebbene che essi amano in voi, voi amatelo in loro. Dei detrattori, non curatevi e pregate per loro. Dimentichi del passato, oltrepassando gli agguati posti a destra e a sinistra sul vostro cammino. Protendetevi verso il futuro. Se infatti vorrete punto per punto rispondere a chi vi loda o litigare con i detrattori, perderete tempo. E questa è iattura non lieve
per chi persegue un santo ideale, poiché gli ostacoli posti a chi si affretta dalla terra al cielo, anche se non lo fermano, gli sono però di grave danno. Non siate trascurati, non tardate, lungo il cammino che vi resta da compiere. Altissimo infatti è il vostro compito, attraverso i cieli è pari a quello degli angeli, è simile alla purezza angelica. Voi non avete fatto voto soltanto di ogni santità, ma della perfezione di ogni santità e della pienezza di ogni perfezione. Non è da voi languire nella pratica dei precetti comuni, né badare soltanto a ciò che Dio comanda, ma a ciò che Egli vuole, discernendo la volontà di Dio, buona, gradita e perfetta. Agli altri spetta servire Dio, a voi aderire a Lui. Agli altri spetta credere in Dio, averne scienza, amarlo, venerarlo. A voi gustarlo, comprenderlo, conoscerlo, godere di Lui. E questo è grande, e questo è difficile, ma onnipotente e buono è colui che abita in voi, pieno di amore, fa promesse, fedelmente le rispetta, indefesamente vi aiuta. A chi si impegna in grandi opere per grande amore verso di Lui e a chi intraprende imprese sproporzionate alle proprie forze nella fede e nella speranza della Sua grazia, Egli presta in ciò volontà e desiderio, e dopo aver fornito la grazia della volontà, vi aggiunge anche la forza per portare a compimento l'impresa. Quando l'uomo abbia fatto lealmente ciò che l'uomo può fare, se un calunniatore lo calunnia, egli, pieno di misericordia, renderà giustizia al suo povero e lo difenderà, poiché ciò che era in suo potere l'uomo lo ha fatto. Fine prima parte. Dio vi benedica.